because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Posso romperlo sempre quando voglio, lo sai. Oh, ti ricordi tutto? No. Io sono Andrea. Io sono Silvia. Noi veniamo da un piccolo paesino in provincia di Novara, Grignasco. La nostra storia è iniziata, diciamo, con un grande litigio. Eravamo amici, abbiamo avuto un grande litigio e poi abbiamo deciso di stare insieme. Se piace, bene, meglio. Tu mi stai dicendo metà no e metà sì, a naso. Ma sono bellissimi entrambi, ciao. Figlia. Lo dobbiamo dire qualche volta. Tu sei quello più adatto, sei quello che somiglia di più a Ski. In bocca al lupo, 100 secondi, conquistateli, ciao. Per me sì. Si fa il furbo che ti pesta. Ciao ragazzi. Ciao. Voi vi tenete la mano e io sono un detective abile e quindi c'è qualcosa di amorevole tra di voi? Cioè siete stati insieme? Stiamo insieme. Insieme, sì. Da quanto tempo, se posso sapere? Da 6 anni e mezzo. Sapevo. Perché siete qui? Che fate? Volevamo raccontarvi un po' la nostra relazione, appunto, la nostra storia. Ok. Avete 100 secondi, buona fortuna. Grazie. Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas. Mi sueño rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio, con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. Y en el suelo abatido, si alegría no quiere. Silvia, Silvia, ti fidi tantissimo di Andrea, ti lancia in giro, non è male questa cosa che lanci una cioè... Abbiamo voluto un pochino raccontare la nostra storia, quindi è iniziato un po' così. Sì, ho visto che quindi le hai tirati i capelli all'inizio, poi io a tre quarti... No, prima cosa al limonato. Limonato dopo il primo appuntamento. E noi non stavamo insieme ancora. E non stavate insieme, l'ho capito dalla tirata di capelli. E poi ho capito che c'è voluto un po' di tempo per quando avete fatto... Perfetto, l'abbiamo raccontata bene allora. Vero? Sì. Perché lei, diciamo... Non te la dava subito. Sì, questo. Hai dovuto sgrumarla.
Cioè, tu la lanciavi, però... Ci ho provato in tutti i modi. E mi dici, nella coreografia, quando è stato? Perché io penso di aver capito quando l'avete fatto la prima volta. Era quando lei ha fatto così più volte, però. Sì. Wow. Mi trattenevo da un po' di tempo, quindi. Grande! Wow! Non capisco perché tu non ti sei mai visto di culo, capito? E di questo ce ne dispiaciamo noi femmine, comunque. Capito? Un po'... Olè! Olè! Grazie. Claudio. Frank ha fatto lo spiritoso, noi anche invece parliamo di cose tecniche, bravissimi, emozionanti. Avete rivisitato il tango in modo... per tango? Non era un tango, era tipo latinoamericano, non sì. So se salsa, bachata. Siamo tecnici, Claudio, no? Siamo molto tecnici. È il momento di essere tecnici. Intenditori! Però di fatto posso... avete fatto una cosa molto simile anche al tango argentino. Posso, esatto. No? Io voglio... non difenderlo. Voglio non dare difenderlo. Ragione a tutti e due, nel senso che comunque... giustamente è latinoamericano, è una baciata. Certo. Ha baciata. Però dall'inizio l'hai baciata. Diciamo, esatto. Sì, e poi l'hai fatto anche qualcos'altro. Baciata. Diciamo che un po' il nostro stile è una fusione di tanti, di tanti generi diversi, io... compreso anche il tango, comprese... Ma io stavo dicendo, se mi fa... scusami, tu sei bravo, ti ringrazio. Il tip-tap, non no, mi stavate facendo finire la frase, stavo dicendo, avete rivisitato il tango in modo che sembrasse una baciata. Baciata. Cioè... guarda che ballare il tango alla maniera della baciata non è da tutti. Dall'Argentina al Caribe. No, allora, avete un'alchimia pazzesca, ovviamente, l'abbiamo visto tutto. Di solito, poi tra l'altro, a me i balli latinoamericani piacciono solamente se vengono ballati da dei latinoamericani, perché di solito gli italiani li ballano, ma è un po' la lezioncina del maestro. E invece, cioè, a me non mi ha mai shakerato così nessuno. Io ti invidio tantissimo. Oh. Anche perché ti smonteresti, Forse sì, però Lucy, provare, non so, provare, sperimentare. No, io sono sconvolta dal culino nervoso di Silvia. A Claudia è caduta la faccia quando si parla. Cioè, poi lei così magrolina, sei arrivata qua via fax? Inviata. Va bene, dai, votiamo. Andrea e Silvia, facilissimo, un grande e nervosissimo sì. Grazie, grazie mille. Claudio. E sono due per ora convintissimi sì. Grazie, grazie mille. Siete un piacere per gli occhi. Terzo sì. Grazie. Alla tenia impazzita e al suo compagno un altro sì. Grazie. Quattro sì. Bravi. Sono dolcissimi. Ciao, grazie. Alla prossima. Sono pazzeschi. Amici, siete stati fantastici. Un bacione. Buona. Questi potrebbero essere. Grazie. Mamma. Slumacazzo di corazon. Complimenti. Grazie mille. Ciao. Marco, ci siamo, Ti aspettano. Sì. Seguimi. Dove andiamo? Dentro, vieni. Come ballamento sono bravissimi. Come ballamento? Ma ballamento di qualsiasi... Ma vogliamo parlare di quel culo? Una puntata monografica sul culo di quella lì. Esatto. Claudio ha perso la mascella. Si è girata. Come va? Bene, mi comincio già a spogliare, scusa. Ti spogli? Ah, così proprio, non ci conosciamo neanche.